Salve ragazzi, continuiamo la nostra avventura su Assassin's Creed Syndicate. Siamo qui con Jacob. Con calma. Dobbiamo affrontare Rotta a quanto pare. Quindi Jacob deve trovare Max sulle rotte nel teatro, all'Alhambra, e assassinarlo. Giochiamo. Uscire. Allora, che dobbiamo fare? Opportunità di fattività, possiamo. Beh, uccisione speciale, ovvio. Dai, cazzo. Introduci nel teatro. Va bene, ci proviamo. Introduciamoci nel teatro. Allora, vediamo un po'. Accesso facilitato a teatro. Trova una maschera e unisci dal gruppo. Ruba una maschera alla guardia vicino al teatro. Vabbè. E chi ce l'ha la maschera? Questi due. Che pazzo! Ve l'ho detto che è pazzo! Evidentemente sì. Sapete che mi ricorda sta missione? La missione di Brotherhood, mi pare. No, il 2. Dove Ezio doveva rubare una maschera d'oro per entrare nel carnevale di Venezia. Non so se vi ricordate qualcosa. Che anche in quel caso ci doveva infiltrare. Cioè, mi sembra quasi simile. Che poi siamo pure vestiti a festa, abbiamo un bell'abito, un cilindro, bello, molto. Sei in una zona vietata. Ma va? Che fa? Si va? E beh? Oh, andiamo. Sì, un intruso. C'era Allora l'intruso. andiamo. Che simpatico. Che poi con. Cioè, con il simbolo degli assassini in bella vista, cioè mi sembra normale che ero. Vabbè. Cioè, non è proprio infiltrato comunque. Ok. Mesdames, Dobbiamo salire messieurs, sopra. signore e signori. Benvenuti al Teatro Alhambra! Stasera, Alhambra. e solamente per questa sera, avremo un'esibizione molto speciale di Corvus il Mago. Anche se gli effetti speciali potranno risultare spaventosi o disturbanti, non temete, amici miei, Dobbiamo salire tranquilli, ancora di più. sarà Ci sono solo delle alte scale? un'illusione. L'esibizione a cui assisterete questa sera sarà Non di un qua. omaggio a un giovane amico che mi è molto vicino ed è caro al mio cuore. Pertanto, se avete lamentele, rivolgetevi a lui. Ma che cazzo! Certo, amico mio, questa serata è tutta per Fanculo, voi. va. Pazienza, mi dispiace. Siete capitati nel momento sbagliato. Comunque, andiamo di qua. Equipaggiamo la pistola, non si sa mai. Ok, con calma. Peccato che il cerchio non si può restringere, perché sennò sarebbe stato molto più facile. Quindi noi dobbiamo andare di qua. E siamo qui. Oppala.
servo io stasera, signori. Ancora tu, carina? L'altra volta, giuro, ci stavi avvelenando. Non sarebbe una cattiva scena idea. Scena 2, pronti? Tu farai una brutta fine. Uccisione speciale, operatore. Minchia, no, la devo fare se ci riesco. Allora, qua dobbiamo scendere. Dobbiamo andare alla cameriera. Allora. Abbiamo un volontario. Cameriera, aspetti. Veramente audace. Quel volontario morirà per voi. Allora. Parla con la cameriera, va bene. Mi scusi. Ora, stimati ospiti, vedrete sparare a quest'uomo a distanza ravvicinata. Se la signora scende, signora, vabbè, la cameriera. Persi bersagli intorno alla sua testa. Che c'è posto? Grazie. Mentre aspettiamo, che poi faccio quella là, quella con il testo, l'uccisione speciale voglio fare. Cameriera, entro domani per piacere. Non usare armi a distanza. Ma non è un fan, ho un tirapugni. Cameriera. Ecco. Nel frattempo, ecco, grandissima. Senta, si fermi, mi scusi. Qualcuno sistemi quel tipo. Vabbè. Abbiamo visita. Vada fanculo. Non temete, amici, fa tutto parte dello show. Non dire, vi prego. Scusa, tesoro, sto cercando il bagno. È laggiù. Grazie. Oh cielo, i vostri principi vacillano forse. Guarda mentre avvelena la banda di Rot. Guardiamo. Ci mettiamo sedute e ci guardiamo lo spettacolo. Signorina, non badi il corpo per terra, sta dormendo, non si vede. Noi ci mettiamo qui belli comodi. Faccia il suo dovere. Anche se la cameriera non sa che abbiamo avvelenato il vino. Quindi noi con calma. Anche se aspetta, potete cambiare posizione. Scusate, scusi. Scusi, permesso. Niente. Ecco qua, per esempio, mi scusi. Fate posto? Grazie. Sì, uccidetemi, uccidetevi. Boom, sì, un colpo alla testa e non è morto. Va bene. Una coltellata a ciascuno. Si accettano scommesse, signori e signori. Vai, uno è andato. Un altro è andato, grande. Ma io che c'entro? Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Andiamo dall'altra parte. Signorina, la seguo. Vada, vada, signorina, vada. Che c'è, posto? Grazie. Che succede? Ah, sì, intanto lì... pure, signore, ecco. E signori, ma vi assicuro, prego, prego, che non è uno scherzo. Senz'altro potete già... Offre la cassa, signore, offre la cassa, bevete, bevete. Numero, cari amici. Grandi. Il nostro eroe non ha nemmeno sobbalzato. Vedi, toglierci dalle palle.
Via, via. A pochi passi di distanza, il nostro amico lancerà abilmente un coltello, tagliando la mela in due parti esatte. Ce la farà? Allora, io dovrei scendere per andare a fare quella missione là. Come faccio a passare da lì? Sai cosa? Il tuo Ron può anche indicarsi. Beh, non dire così. Sai che è cattivo, Jimmy. Non si tratta come si deve lui. Oh, come on. My dear fellow, that's my good is fooling a po'. Aspetta, andiamo da, proviamo da sopra. Ma dov'è? La caccia ti consuma. Grande signorino, è stato molto gentile. Il credo. Vedi la preda, la salivazione aumenta. Scusate. Scusate, Minzino, scusate, scusate. Minzino, scusi. Scusi, Minzino, scusi. Con calma. Non è successo niente. Se non è rotto. Questo non era previsto. Non è emozionante come la vita ci sorprenda. Non ho ancora terminato. Dove andare da lì? Esattamente dove siete. Lo show riprenderà tra poco. Preferite la tragedia alla commedia. Sapevo che avevate ottimi gusti. Scusate, scusate. Permesso, permesso, permesso. Scusi, scusi. Allora, qui c'è l'operatore. Salve, lei che fa? Allora, deve esserci un modo per... Eccolo là. Libera l'operatore perché abbassi la trave, va bene. Ci proveremo. Noi possiamo arrampicarci là sopra, no, Scusi. Vabbè. Mostratevi! Ho sbagliato, devo fare... Spero che vi sia piaciuta questa serata, signore e signori. A me è piaciuta. Ma prima del gran finale, facciamo un brindisi a tutti gli impavidi che sono qui oggi a celebrare la vita e la morte. Bene, bruciatele! Ho sbagliato. Ora non me la danno più l'uccisione speciale. A voi la mossa, Jacob, mio caro! Bruciate! 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 Ci aspetta il finale! Qui, Jacob! È libero, Tignu! Grazie. Sì, si muova però. Aspetta che abbassi la trave per il parco. Per il parco. Sì. Bellissima. Questa è stata fighissima. Ed è morto proprio lui. Carissimo. Che serata degna delle leggende. Perché mi hai fatto?
Perché? Cosa? Spezzare il collo a un corvo con le mie stesse dita? Fare a pezzi quelli che tu chiami innocenti? Mantenere il mondo nel suo stato di divina follia? C'è una sola ragione per cui agisco. Minchia, è schifo. Perché no? Cioè, ci ha baciato. Immagino che ora dovremmo fuggire, come sempre. E infatti. Non uscirò vivo di qui. Dai. E non posso. Vabbè, dai, cazzo, vero. Non ce la farò mai in 90 secondi. E questo è bloccato. Vabbè, dai, sto pure prendendo fuoco, cazzo. Come cazzo si esce? Al diavolo questo dannato posto. Dove cazzo esco? Vabbè, ma però cazzo. Mi bloccate tutte le uscite. Ah, vabbè. Ci riproviamo. Scusate, mi bloccano tutte le uscite, ovvio. A meno che devo salire più sopra. Ma sono più sopra, vediamo. Che incubo. Saliamo sopra. Dai, Jacob, cazzo, sì, vabbè, dai! Al diavolo questo dannato posto! Sono uscito. Vediamo un po'. Ecco qua, siamo usciti fuori. Me l'hanno data buona, che culo. Progetto Dracula. Mister Baffone? L'ordine ha generato il caos. La marea sale inondando i pub e spegnendo i lampioni. La città morirà. Tu, Penny, ha fallito. Lucy ha fallito. Brudnell, Eliotson. Pearl. Se ne sono andati tutti. Adesso sta a me. Gli assassini hanno portato la furia nelle nostre case. Gli uomini diventano mostri. Si ribellano. Mordono. La
La civiltà deve sopravvivere al massacro. Per non ritornare al Medioevo. Ricomincerò da capo. Londra rinascerà. Già. Comunque stai che sei rimasto solo tu. Il frutto dell'Eden è sotto Buckingham Palace. Ora lo sappiamo. Pianificheremo un'azione. Calma, ci serve una conferma visiva. Prima di muoverci, dobbiamo essere sicuri. Abbiamo una sola occasione prima che piombi lì Otzoberg. Sono d'accordo con Sean. Ci apposteremo vicino al palazzo, ma aspetteremo la sincronizzazione dei dati per iniziare. Ora tocca a te, iniziato. Perché fino adesso che ho fatto nulla. Adesso tocca a te, iniziato. Come se non ho fatto nulla. Vabbè, vediamo un po'. Caricamento permettendo, gentilmente, vediamo come si svolgono le vicende. Dov'eri? Starrick si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgherri di Starrick. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Harry, che ne dici? Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo, Starrick ruberà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di Chiesa e Stato. Di nuovo come ai bei tempi? E poi la finiamo qui. D'accordo. Qual è il piano? Uccidere Starrick e prendere il frutto dell'Eden. Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo. Che cosa si dice nelle strade? Signora Disraeli, abbiamo scoperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito! Perfetto. Allora andrò da sola. Signora Disraeli, se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso! L'hai sentita, Daisy? Sgraffigneremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sorella. Oh, di niente, caro fratello. Ora, signora Disraeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajà. Perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. Ok, questo episodio termina qui. Al prossimo episodio. Ciao ciao.